Allora, sono qua con la ruota dentata. E vabbè. Allora, perché è 31? Se io vado a vedere qua è 33,311132. Vuol dire che lì la sezione non è stata fatta nel punto giusto. Dunque, la sezione deve essere rifatta e vincolata nell'origine. Ok, dopo poi uno si fa così. Ok, e poi magari mettendo questo qui all'interno e poi uno lo facciamo così, ok? Di solito dovrebbero essere sfalsati e così si vede perché di solito non si vede, vabbè. Vabbè, poi io a questo punto quoterei qui. Di solito cos'è che si fa? Di solito i denti non si fanno neanche vedere, si fa vedere solo questo. Questo qui, vabbè, però va bene lo stesso, ok? Va bene. Ok, e poi questa si porta di qua, ok? E il diametro, perché si faceva a mano una volta, dunque i denti non si facevano. Questo si poteva, il diametro di testa si metteva qui. Il diametro quello là si metteva qui e poi invece questa e l'8P9 si mettevano qui, però vabbè, perché oggettivamente questa qui, perché l'idea è questa, io ho le quote, dovrei metterle più vicine possibile, questa è quella della sede della linguetta e anche questa qua senza l'1, e dunque le metto lì, mentre questa la metto qui e questa qua di qua. Però vabbè, va bene anche così. Ok. Questo qui abbiamo detto sì, lui no, va benissimo qui. Ok, magari si allunga un pochino qua, proprio si deve vedere che è sulla linea. Naturalmente questo una volta, vediamo se bisognerebbe vedere come viene stampata. Poi, bisognerebbe vedere come viene stampata, perché anche questa, vediamo un attimo, file, stampa, anteprima di stampa. Vabbè. Naturalmente, ecco, chiudi, faccio esc. Ok, questa qui dovrebbe linea spessa come questa. Ok, va bene. Poi l'altra cosa. Ecco qua, lo smusso. Lo smusso non posso fare così perché il 30 gradi com'è? Cioè, questo va bene quando faccio 4x45 perché comunque il 4 è da tutte le parti, da tutte e due. Però lì. Qua, dov'è il 30? Io non sono sicuro. Ok, dunque a questo punto il 30 va quotato da qui a qui, se effettivamente è 30, perché io voglio vedere. Fammi vedere, al di là che è 34,18. Cioè, non capisco perché uno debba mettere 30 e poi mi mette 34,18. Che si metta al 30, se questo c'è scritto 30. Dunque, quotiamo. Io direi di quotare così. Cioè, poi bisogna vedere come lui ha fatto. L'ideale era quanto entro dentro, no? Dunque, vediamo se riusciamo da qui a qui. Ecco. L'ideale era mettere la quota da qui a qui, perché io entro dentro. Di solito si insegna così. La quoto così e poi sul 30 devo quotarla qui. Perché io non posso sapere, se, al di là che comunque non è 30, se è questa o questa qua. Mentre
Se è 45, sempre 45, ce n'è uno solo di 45, ok? Ecco che perché di solito bisogna quotarlo quel 30, ok? Qui a maggior ragione perché è sbagliato, ok? Vabbè. Qui si potrebbe metterlo per farlo diventare nero, anche se è una cosa sconsigliata, però se vogliamo farlo diventare nero è fisso, lui dovrebbe diventare nero. Se vogliamo fare, è brutto, né, fare così, però piuttosto di niente. Ecco, poi io l'altra cosa, almeno da una parte gli farei un bello smusso. Dove si monta, almeno da una parte, glielo farei, ok? E ricordiamoci questa più spessa. Dunque, qua tirar via, andare a costruirlo da qui a qui, con un numero intero, e poi andare a quotare quello che è, il 3, il 4, il 2, quello che si vuole, ok? Sarebbe da fare così. Vabbè, poi, qua c'è 1,6, ma dov'è l'1,6? Ah, qua, perfetto. No, giusto, non avevo visto. Non avevo visto, sui fianchi del dente, perfetto, non avevo visto. Va bene. E l'ultima cosa, vabbè, questa qui si è fatta a mano, c'è anche questo discorso delle tabelle, uno faceva prima con le tabelle, né, piuttosto che farsela a mano. Vabbè, dunque, ricapitolando, lo smusso, questo qui la sezione, la linea spessa, poi dico basta, no, giusto, perché aveva fatto tutto. Ah, gli smussi, vabbè. Ci vediamo alla prossima, arrivederci.